Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Oggi 12 dicembre da Amazon mi è arrivato un pacco, però stavolta non ho ordinato niente, per questo perché questo pacco è un regalo mandato dal mio fans YouTube Simone Botter, lo ringrazio tanto. Comunque bando alle ciance, prendiamo la zaccagna e passiamo all'unboxing. E che cos'è? C'è pure un messaggino di regalo. Anche guarda un po'. Un messaggio d'auguri Andrea Fonti. D'auguri da Andrea Fonti. Salutami quando fai l'unboxing. Ciao da Simone Botter. Vabbè, questa sicuramente... Vabbè, sarà l'IVA. L'ho ricevuta d'acquisto. Comunque, il film è Fuoco della Stiva. Un film d'avventura con Robert Mitchum, di cui c'è anche Rita Hayworth, che fu anche moglie di Orson Welles, un famosissimo attore, e Jack Lemmon, regia di Robert Parrish. Comunque questo film è datato 1957, qui Mitchum è doppiato dal suo doppiatore ufficiale, cioè Giulio Panicali. Allora, dunque, Fuoco nella Stiva, titolo originale. Tony e Felix sono due amici per la pelle, che fanno i contrabbandieri nel mare delle Antille. Il primo è romantico e appassionato, il secondo è malvagio. Amicizie e affari in comune finiscono male quando i due si innamorano della stessa donna, Irina, una profuga polacca dal passato burrascoso, sul quale uno dei due cadrà nella sua scelta. Lingua italiano in mono 2.0, inglese 2.0, accesso diretto alle scene, genere avventura drammatico, 116 minuti di durata, colore, formato a doppio singolo, contenuti extra, poster e locandine, galleria fotografica. Comunque questo film è prodotto dalla Columbia Pictures, che Mitchum ci lavorò solo una volta alla Columbia Pictures facendo questo film. Comunque passiamo all'unboxing. Allora, eccolo qua, tutto il suo splendore, il disco e nient'altro. Comunque ringrazio tanto Simone Botter per avermi fatto questo bel regalo e niente, ci vediamo alla prossima.